Buon pomeriggio, grazie di essere venuti qui. È veramente per noi un momento molto emozionante. Era il 4 aprile del 2019, l'ultima cerimonia che si è tenuta qui in Sala Bianca, per omaggiare i nostri allievi del corso di documentario. In quel giorno abbiamo dato un diploma honoris causa a Joshua Oppenheimer. Devo dirvi, in pochissimi secondi, minuti, che sono stati 3 anni davvero intensi di sofferenza, anche di paura, di rigorose sanificazioni. Abbiamo dedicato molta attenzione alla parte sanitaria perché la scuola non ha mai chiuso, a parte il periodo obbligatorio del lockdown. Siamo rimasti aperti come laboratorio e questo ovviamente per garantire anche ai nostri studenti di continuare a costruire e a produrre il loro lavoro. Lo scorso anno è saltato pure il bando e quindi lo sentite un po' dalla mia voce, sono un po' commosso perché è bello che questa sala sia tornata a riempirsi, a festeggiare gli allievi che per 3 anni sono stati con noi. Siamo a 59 studenti dall'inizio di questo percorso bello, intenso e affascinante e con un pizzico d'orgoglio, fatemi dire, c'è un tasso di occupazione di quasi il 100% dei nostri ex allievi. C'è anche un altro aspetto e chiudo, questi ex allievi, molti, quasi tutti, hanno deciso di rimanere qui a Palermo anche dopo la scuola, sono virtuosi i collettivi che si sono formati grazie anche a dei progetti speciali che la scuola realizza e qui è un gancio che voglio dare, un ringraziamento alla Sicilia Film Commission, all'assessorato regionale al turismo e alla Palermo Film Commission. Quindi Comune e Regione sono i nostri partner istituzionali, senza di loro la scuola non potrebbe assolutamente andare avanti. È un progetto speciale che vede impegnati i nostri allievi proprio in questi mesi, è la Location Guide, ne parlerà meglio il direttore della Sicilia Film Commission Nicola Tarantino, a cui do immediatamente la parola perché purtroppo ha un impegno familiare importante, quindi, ma ci teneva tantissimo ad essere qui con noi. Quindi faccio una piccola forzatura nella scaletta, ma ne vale assolutamente la pena. Nicola. Intanto ringrazio di essere qui seduto tra le autorità, anche se insomma autorità non mi sento perché qui è un po' essere a casa. La scuola è stato il primo luogo che io ho visitato dal momento in cui mi sono insediato nell'ottobre 2020 come responsabile della Sicilia Film Commission. Questo è stato un segno che sentivo, ma che ho voluto dare alla scuola, ai direttori e a tutti gli studenti e allo staff che era qui presente. Vi porto intanto i saluti dell'assessore Manlio Messina. Per riprendere quello che diceva Ivan, intanto io sono venuto qui oggi particolarmente lieto che questa cerimonia si possa riprodurre in presenza e sono venuto a tutti i costi, anche a costo di avere avuto l'appellativo di maleducato perché diciamo stiamo rompendo un po' il protocollo, quindi sto parlando per primo perché davvero devo scappare, però ci tenevo davvero tanto a essere qui senza dire delle cose un po' scontate, però posso dire ai ragazzi che oggi concludono formalmente il loro percorso che avete lottato per entrare alla scuola, avete lottato a lungo per concludere il vostro corso di studio. Adesso comincia la fase della vera lotta, che non è una lotta che deve mai confrontarsi con il mercato, cioè il giudizio del mercato non può e non deve mai essere un giudizio di valutazione su quello che è il vostro essere, la vostra opera. Quindi arriva adesso il momento di essere, sarete molto spesso soli con voi stessi, ma non perdete mai l'entusiasmo che vi ha condotto ad lottare per entrare e a lottare per concludere questo corso di studi. Un mondo di auguri a tutti quanti e congratulazioni. Grazie al dottore Tarantino
E sei assolutamente autorizzato. Allora faccio ancora il grazie perché mi alzo mentre grazie questo è veramente un grande gesto di affetto, non è assolutamente altro, perché sappiamo bene e non è piaggeria quanto impegno. E poi con un pizzico d'orgoglio ti sei pure messo la cravatta del CSC, quindi questo è bellissimo. E allora, grazie, buon viaggio Nicola. Costanza Quatriglio è la nostra direttrice artistica, permettetemi di dire, con lei dal 4 aprile 2019, dall'ultima cerimonia, sono passati tre anni belli, a te la parola per raccontarci le bellezze di questa scuola. Buonasera a tutte e a tutti. Hai già detto tanto, Ivan. Nel 2019, ad aprile, abbiamo consegnato i diplomi agli allievi che avevano finito il corso di studi. È stato un anno, quello del 2019, intenso, forte, il loro primo anno, il primo anno di studi di questi allievi che oggi si diplomano. E questa sala spesso si è riempita con tanti ospiti, anche aprendosi alla città. E poi è arrivata la pandemia. La pandemia ci ha imposto di essere molto veloci nel reagire, e di essere ancora più veloci non soltanto nel reagire, ma anche nel proporre soluzioni che potessero garantire quella che si chiama la continuità didattica. E così è stato. E io sono molto orgogliosa di questo, e quindi è giusto che ve lo dica. E anche i ragazzi, secondo me, lo sono. È stato impegnativo, molto, perché il cinema del documentario si fa fuori, si fa incontrando l'altro da sé. Il cinema documentario è incontro, il cinema documentario è esperienza, è relazione, è ascolto dell'altro. Il cinema documentario ti impone di vivere fuori dalla tua sfera intima. Come si fa a fare questo chiusi in casa? Come si fa a fare questo quando il mondo fuori ti chiede di chiuderti in te, di isolarti, di vivere un'esperienza, se vogliamo, anche di profondo individualismo, non soltanto per il bene comune, come si diceva anche giustamente, ma a volte anche retoricamente. Ecco, abbiamo fatto i film imparando a farli a distanza, abbiamo fatto i film usando, diciamo, quello che la tecnologia ci ha permesso di usare, quindi anche mandandoci file, lavorando da casa, esperienza che vedo hanno messo a frutto anche adesso che sono fuori dalla scuola tre giovani allieve, cosa che mi fa un piacere stratosferico, sapere che hanno fatto un piccolo corto a distanza tra di loro, una a Bergamo, una a Roma, una non so dove, eccetera. E vuol dire che la cura e l'attenzione incessante di tutta la squadra, che io ringrazio, perché la scuola non è che la facciamo soltanto io, Ivan e i ragazzi, la scuola la fanno i tutor, Piero Lidogni, Francesco Di Gesù, che sono stati preziosissimi in questi due anni. La scuola la fanno anche i nuovi tutor che sono entrati quest'anno e che ringrazio, Ettore Fidora, Petra Pirandello. La scuola la fanno i tantissimi docenti che hanno il piacere di venire qui a insegnare a Palermo. Perché non è come quando fai una scuola a Roma che prendi un treno da Firenze o prendi un treno da Milano, vai e vieni. Devi sapere che stai prendendo una parte della tua vita e la stai dedicando a degli allievi altrove. Vieni qua. Perché questo è un posto importante, questo è un posto dove si ha desiderio di stare, questo è un posto dove si creano relazioni, dove si crea condivisione, dove si sta anche male volendo, perché chiaramente fare il cinema documentario mette anche profondamente in discussione chi lo fa e soprattutto le giovani vite che si affacciano a questa esperienza a volte non sono giustamente preparate, nessuno di noi nasce, no, preparato. Quello che succede poi è che ci si mette in discussione, ci si guarda allo specchio, si dice ma io forse non sono pronta a incontrare l'altro, quindi forse devo conoscere un po' meglio me stesso. E così i docenti tutti fanno rete e tutti i tutor facciamo rete. Ecco, dirigere una scuola di cinema documentario significa questo, avere attenzione a tutti questi aspetti perché non si possa deflagrare, ecco, perché ciascuno nella propria individualità, nella propria solitudine non si senta mai solo.
Abbiamo perduto la nostra Valentina Pedicini, che è stata un'insegnante straordinaria, una regista straordinaria, che ha accompagnato i ragazzi nel secondo anno chiusi in casa. È un lutto che abbiamo vissuto insieme alla pandemia, quindi insomma ne abbiamo passate, però siamo qua. E io vedo i loro sorrisi quando li incontro e sono molto felice, perché so che sono frutto di qualcosa che è stato elaborato, di qualcosa che è stato condiviso. Forse non è stato mai sputato fino in fondo il rospo, ma non importa, c'è tempo per quello. Hanno fatto tutti un buon lavoro, tutti, dal primo all'ultimo, ciascuno col proprio potenziale, ciascuno secondo la propria vocazione, perché fare cinema documentario significa anche fare cinema che non vuole assomigliare per forza a quello dell'altro, perché è frutto dell'incontro. Quindi il cinema documentario ti impone di essere anche molto sincero. Non c'è lo spazio per il cinismo nel cinema documentario, c'è lo spazio anzi del contrario del cinismo, dell'apertura. Ecco, quindi sono tutti film diversi fra loro. Alcuni di questi film hanno come colonna sonora le musiche realizzate dagli allievi del Conservatorio di Palermo, del Conservatorio di Musica di Palermo, e qui ringrazio il maestro Fabio Correnti, che ha coordinato il gruppo degli studenti che hanno musicato i loro film. E quindi insomma l'apertura alla città è anche questo, trovare le sinergie e incontrarsi tra persone che amano fare quello che fanno. Adesso mi fermo, quindi con un pensiero al futuro, sempre al futuro, passo la parola al preside, giusto? Sì, Fabio ormai rimani con noi stasera e ti teniamo... Giusto? Sì, una scaletta l'ha fatta ad Adriano De Santis. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Ringrazio in primis Costanza, insomma, che ha svolto, come ormai è noto, un lavoro straordinario qui a Palermo, cosa non semplice perché, come diceva Costanza stessa, costruire da un lato un percorso formativo così importante e far svolgere poi questo percorso formativo, farlo seguire da docenze importanti, motivate e consapevoli proprio di quello che si sta facendo, non è, vi assicuro, cosa molto molto semplice, se non altro anche per motivi proprio anche logistici, no? di base, ma poi soprattutto per le scelte che devono essere sempre fatte con grandissima attenzione. E insomma, non ripeterò il fatto che è stato, insomma, per tutti gli allievi, per le famiglie. Io infatti, insomma, ci tengo a ringraziare anche le famiglie che hanno sostenuto gli allievi, perché non è mai facile anche sostenere poi i propri figli durante un percorso così importante e così totalizzante, perché è vero, poi c'è un grosso in missione nel mondo del lavoro, però è sempre un percorso estremamente impegnativo, perché parliamo di una scuola triennale dove si lavora tutti i giorni, tutto il giorno, e si lavora anche durante le vacanze spesso e volentieri, quindi insomma, i ragazzi poi vanno anche sostenuti e c'è un impegno importante delle famiglie. E ci tengo a dire che questo triennio, che è giunto al diploma con successo a dicembre scorso, e quindi i ragazzi che diplomiamo oggi fanno parte anche di in pieno di un nuovo progetto formativo che è stato creato appunto da Costanza e da tutti, da Ivan, tutti quelli che lavorano su questa sede in collaborazione con noi, è un progetto nuovo, ecco, che è andato a regime. Peraltro è il primo triennio che diplomiamo, il primo triennio che riceve non soltanto lo storico diploma del centro sperimentale, che quindi è il diploma che è attivo dal 35, dal lontano 1935, ma è un diploma che è anche equipollente alla laurea, all'L03, e quindi è sicuramente un valore aggiunto, e per chi non avesse anche preso già una laurea in parallelo o prima, è una cosa importante perché permette anche da un punto di vista legale il fatto di proseguire, no, gli studi in altro modo. Io ci tengo sempre a sottolineare il fatto che il percorso del centro sperimentale non porta a una laurea, perché è un percorso veramente sui generis di ricerca, di sperimentazione ed estremamente estremamente pratico. Anche se spesso poi ormai uno tende a essere rimproverato quando dice estremamente pratico, perché
nel corso degli anni, come ben sapete, anche le università sono cambiate e quindi ci sono tantissimi corsi di laurea, tantissimi percorsi che sono estremamente pratici, no? Anche nell'ambito dell'università, quindi quella grande distinzione oggi c'è anche meno. Però ci tengo a sottolineare che il valore è quello che voi avete ricevuto in questi tre anni, questo è quello che avete espresso, cioè quello che avete trovato, no? In voi stessi e quello che siete riusciti poi a comunicare attraverso il vostro lavoro e le vostre opere. Quello secondo me è il dato importante poi per proseguire questa ricerca, perché poi noi che veniamo dal campo artistico, insomma, la vita diventa sempre una ricerca, una sfida, no? Un cercare di superare un ostacolo sempre più alto. E la cosa importante è questa qui, insomma, poi alla fine. Poi abbiamo anche il valore legale, che male non fa, e che siamo contenti, quindi sono abbastanza emozionato io per il fatto di diplomare un primo triennio equipollente, anche prima di quelli di Roma, perché i vostri colleghi di Roma poi avranno la loro cerimonia a metà luglio. Il 15 luglio, e, perché è stato un percorso lungo, è stato un percorso faticoso e complesso, perché non era soltanto il fatto di ottenerla un'equipollenza, ma anche di come ottenerla nel rispetto di quello che il centro sperimentale ha sempre fatto, quindi a tutela di quello che era il vero percorso del centro sperimentale. Quindi niente, sarò breve e in bocca al lupo a tutti quanti e grazie a tutti, perché veramente secondo me, quando, non so se Costanza è d'accordo, ma quando arrivano al diploma poi con successo, credo che gli allievi vadano anche ringraziati per l'apporto che hanno portato alla scuola e il grande contributo artistico che lasciano. Grazie al preside della Scuola Nazionale di Cinema, Adriano De Santis. Maria Bonzanti è il vice direttore generale della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia. Benvenuta a pochi mesi dall'insediamento, è davvero un grande piacere per noi averla qui. Grazie. Eccoci. Ivan, e grazie Costanza, e non posso che unirmi alle parole di Adriano e di dottor Tarantino nel complimentarmi per il lavoro eccezionale che portate avanti, e sono contenta di poter far parte di questo cammino. Non vi nascondo, mi permetto una nota personale, ma non vi nascondo una certa emozione, perché prima di tutto è il primo momento pubblico per me da quando sono arrivata al centro sperimentale, e secondo, sono particolarmente felice che questo primo momento per me coincida con questo momento per voi, perché per un percorso personale, diciamo, il cinema del reale rappresenta per me la forma espressiva, l'ambito anche invece dal punto di vista professionale al quale ho dedicato la maggior parte delle mie energie nel lavoro nei festival di documentari, nell'ambito della formazione al documentario. Quindi diciamo che Costanza e Ivan sanno che hanno un'alleata da quando sono arrivata. E quindi sono anche, diciamo, posso, dopo tanti anni all'estero, sono tornata in Italia proprio per questa missione al centro sperimentale, posso permettervi anzitutto di rassicurarvi sul fatto che il cinema del reale italiano all'estero è vista come la punta di diamante del cinema italiano, e di questa cosa voi dovete avere consapevolezza e sentirne anche la responsabilità, nel senso che siamo consapevoli che tra le opere cinematografiche più belle e più interessanti che hanno ricevuto premi a livello internazionale vi sono autori italiani di documentario di creazione, cinema del reale, chiamiamolo come vogliamo, ma è quel cinema di cui parlava Costanza, il cinema dell'incontro. È un cinema che vi deve portare da un lato ai margini lontano, quando dico margine vuol dire lontano, vi deve portare a sperimentare, avete già fatto esperienza dal punto di vista, penso, delle opere che avete visto, ma andare lontano non vuol dire necessariamente andare a filmare altrove, potete filmare anche la vostra cucina, ma dovete vederla attraverso zone anche della vostra mente, del vostro sguardo che potete esplorare proprio mentre state lavorando.
Allo stesso tempo non sentitevi ai margini nella posizione che devono avere i vostri film, cioè voi dovete avere l'ambizione di pensare ai vostri film come opere che hanno diciamo appunto questo valore, questo ruolo fortissimo all'interno dell'attività dell'espressione culturale e artistica. È chiaro che il documentario ha un sistema, se dobbiamo identificare quello che fate rispetto a quello che può essere fatto nella sede, per esempio, di Roma, in alcuni casi, quello che soprattutto è diverso è il sistema produttivo, che nel film del reale ogni volta è diverso, quindi voi siete consapevoli che ogni volta che cominciate un film non sarà mai uguale alla volta precedente, cosa che magari nel cinema di finzione, diciamo, certi sentieri sono più tracciati. Quindi in questo senso è vero che c'è una specificità del cinema documentario, specificità che voi dovete seguitare a imparare e anche appunto sapere come si lavora in un sistema più grande. Quindi l'augurio in questo momento così importante è che, più che un augurio, è un incoraggiamento a girare, andare a giro, a guardare fuori, a essere consapevoli del potenziale che avete tra le mani, a guardare tanto cinema, cinema di tanti tipi diversi, ma tanto cinema, ora che è possibile farlo, fatelo. Parlare di cinema, approfittare di tutti i momenti che rappresentano i festival, i mercati, per incontrare altre persone, nutrirvi. E poi avere la percezione del tempo, cioè il documentario è tempo. Il documentario è un approccio diverso alla conoscenza del proprio soggetto, quindi difendere questa libertà, questa necessità di poter impadronirsi della materia del proprio film attraverso il tempo e la conoscenza. Quindi io vi faccio tantissimi auguri, spero di incontrarvi da qualche tempo a giro, di vedere i vostri film in sala, perché poi la condivisione dei film in sala è la cosa più bella che può succedere. Quindi un grande bocca al lupo anche da parte mia. Grazie a Maria Bonsanti per averci soprattutto regalato questa piccola masterclass sul documentario, un momento formativo importante assolutamente. E è bello che abbiamo aperto con la Sicilia Film Commission e chiudiamo con la Palermo Film Commission. Permettetemi di ringraziare davvero di cuore Fabio Corsini, che oltre a essere il direttore della Palermo Film Commission è il capo del cerimoniale, del sindaco che lo ha voluto proprio confermare e delegare quest'oggi a rappresentarlo per motivi istituzionali. Ma perché voglio ringraziare Fabio? Perché è da quando abbiamo iniziato questo percorso meraviglioso che lui ci sta accanto, ci dà tutte le autorizzazioni possibili e immaginabili, mette nelle condizioni i nostri ragazzi davvero di avere delle autostrade in termini di licenze e autorizzazioni. E non è facile in una città come Palermo poter avere un'autorizzazione, per esempio, per andare a girare in un luogo o in una strada. Per cui il ruolo della Film Commission, non solo per il centro sperimentale ma per tutte le produzioni, e sono sicuro che darai dei numeri importanti, non per effetto del caldo, ti danno grande prestigio. A te, Fabio. Tanto okay. La responsabilità di parlare per ultimo non è da poco, perché dopo che ovviamente tutti gli altri hanno parlato tecnicamente un po' di quello che è il cinema documentario, io posso dare solo dei dati riguardo a quella che è l'attività che svolgiamo. Intanto però volevo fare una piccola nota anche rispetto a quello che hai detto tu. Credo che portare il Centro Sperimentale Cinematografia e soprattutto la sezione documentaristica al centro ai cantieri culturali della ZISA sia stata una delle scelte in assoluto più azzeccate, perché i cantieri cosa sono? I cantieri sono costruzione, il cinema cos'è? Il documentario cos'è? È costruzione comunque di emozioni, no? Quando uno fa un film, anche un documentario, comunque costruisce qualcosa che gli altri leggeranno probabilmente in maniera diversa rispetto a come lo interpreta l'autore stesso, no?
ognuno lo costruisce nella propria mente in maniera diversa o lo interpreta in maniera diversa rispetto a come lo stesso autore l'ha voluto costruire. Per cui c'è questo parallelismo tra cantieri culturali, centro sperimentale di cinematografia e poi Palermo. Palermo è un cantiere culturale, no? Non so se Palermo è in continuo fermento, non a caso dei 59 diplomati in questi anni, 59 sono rimasti a Palermo. Penso che sia una scuola Palermo al di là del centro sperimentale, anche fuori, anche la strada, no? È una scuola per voi, è un'occasione anche per conoscere le varie sfaccettature della città che poi vi permetteranno di poter vivere ovunque sostanzialmente, di poter lavorare ovunque, perché Palermo è veramente così, soprattutto negli ultimi anni, ricca di fermento culturale e ha avuto una crescita, un boom pazzesco. Io vi dico, adesso io faccio un po' di statistiche, nel senso che probabilmente può servire e vi può servire anche come speranza, no? Per il tipo di impegno che andrete ad assumere, ognuno di voi ha scelto questa strada. E chi sceglie un percorso si fa sempre la domanda: ma io poi riuscirò a fare quello che voglio? Insomma, io sto studiando per fare questo, ma otterrò successo? Io vi dico, dal 2014, l'anno in cui ho preso io la Film Commission, a Palermo si sono registrate 12 produzioni. Nel 2014 c'erano 12 produzioni. Produzioni, io parlo di produzioni cinematografiche, documentaristiche, tutte complessivamente. Nel 2019, quindi nell'anno pre-pandemia, in un anno abbiamo fatto 96 produzioni. Ma non è solo una questione di numeri, è anche il tempo, quindi non solo la quantità, ma anche la qualità. E anche le professionalità, che mentre prima venivano da fuori, oggi sono locali. Cioè le grandi produzioni chiedono personale locale, e parlo di tutti i livelli ovviamente, dalla manovalanza alla componente più importante, no? Alla fotografia, alla regia, alla sceneggiatura. Quindi Palermo effettivamente offre, io parlo di Palermo chiaramente perché sono di parte, Palermo Film Commission, ma la Sicilia in genere è cresciuta molto, soltanto che effettivamente Palermo ha avuto forse anche grazie a voi, no? Perché avere ragazzi qua, avere 59 nuovi palermitani, perché una volta che vengono restano palermitani, non fa altro che arricchire l'humus stesso della città, perché Palermo è famosa proprio perché negli anni è stata dominata da più culture che, anziché annientarsi, spesso si sono arricchite tra loro, no? Noi abbiamo patrimonio mondiale dell'UNESCO arabo-normanno, non è solo arabo e non è solo normanno, è arabo-normanno ed è un unico in tutto il mondo. Oggi passeggiavo con noi ieri abbiamo fatto la conferenza stampa con l'assessore regionale allo sport e al turismo, che porterà a ottobre un evento sportivo grosso qua a Palermo, e c'erano queste persone che camminavano milanesi, mi parlo di milanesi alcune volte come diciamo uno straniero, come stranieri, come forestieri, perché quando vengono rimangono stupiti loro stessi. Camminavamo lungo dai quattro canti e ci dirigevamo per via Macheda verso la stazione, e avevamo sulla sinistra la fontana rinascimentale. E poi camminava sulla destra, avevamo la chiesa di San Giuseppe Teatini, che è barocca. Continuando a camminare, sulla sinistra c'è l'archivio storico, che non so se non l'avete mai visto, andatelo a vedere, perché è un archivio in stile Liberty, disegnato da uno dei maggiori esponenti del Liberty palermitano. E Palazzo dei Normanni, le cupole della Martorana, che sono arabe e poi anche normanne, per cui effettivamente questa mescolanza che c'è nel monumento c'è anche nella vita di tutti i giorni, nella cultura, in quello che facciamo, in quello che viviamo e nelle relazioni. Ecco quello che diceva Costanza prima, il vostro lavoro sicuramente la componente fondamentale è la relazione vostra con gli altri, degli altri con gli altri, per cui
riuscire a estrapolare questo tipo di contenuti, secondo me, è la chiave del successo che sicuramente avrete. Auguri. Grazie a Fabio Corsini per questo importante incoraggiamento. Saluto in prima fila il professor Fabio Correnti in rappresentanza del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo. Io inviterei i nostri ospiti a scendere giù, adesso c'è il blocco dei trailer dei nostri allievi. Vi prometto che andremo rapidi come una sorta di scaletta televisiva, per cui adesso ci vediamo i trailer e poi passeremo al diploma honoris causa a Franco Piavoli e al momento probabilmente più atteso, che è appunto la consegna dei diplomi. Mentre l'infaticabile Marcello Costanza ha fatto bene a ricordare tutto questo gruppo di lavoro meraviglioso, con Cecilia che sta preparando un piccolo rinfresco nella nostra agorà, è davvero, permettetemi di dirlo, qualcuno un po' lo dice per piaggeria, ma è davvero una famiglia, ci si fida l'uno dell'altro, c'è tanta armonia e serenità in questo luogo, proprio per rispettare al massimo la creatività dei nostri allievi, come ci insegna il grande Goleman. E allora, grande Francesco, partiamo con i trailer. I was wondering, is an underwater island still an island? È qui che ho fatto i miei primi movimenti. Qui mi hai preso in braccio per farmi vedere per la prima volta il mondo. Qui ci sono le stanze che hanno contenuto il mio corpo. La piazza in cui passavo le giornate a giocare a pallone. L'angolo di strada in cui ho dato il primo bacio. La mia mente però ha cancellato tutto. Quello che prima mi era familiare adesso non lo è più. Ma i luoghi ricordano. I luoghi di questo quartiere sono la mappa della mia vita.
Buongiorno, prof. Buongiorno! Allora, ascoltate ragazzi, oggi sarà una lezione per me particolarmente difficile. Proverò a farvi capire un attimino cosa vedo io a partire da voi e a partire dalla matematica. Come al solito, non è lezione, cioè qua dobbiamo soltanto cercare di capire. Quindi seguitemi i ragionamenti, va bene? Signora Preside, riguardo al progetto di cui le avevo parlato io, i miei studenti e le mie studentesse, sentiamo la necessità di portarlo avanti in presenza con le dovute e giuste precauzioni. Ok, adesso spingi, vai. Più forte. Yes! Andrea, ti ho chiamato ieri sera, poi è caduta la linea. Sì, sì, però devo dirti che il posto di lavoro è già stato occupato, mi dispiace. Cuccio, risiamo al punto di prima, eh? Ora sì, non sta più. Aspetti un secondo, però, cazzo! Dovresti curare un pochino più te stesso e gestire un pochino di più i tuoi momenti di nervosismo, ma quello a prescindere dai figli. Allora, mia nonna mi ha chiesto di smettere di mangiare le unghie perché dice che le dà fastidio mentre dorme che le mordicchio il piede. Secondo me non entra.
perché non le descrivi come unghia, capito? Cioè, quindi farla più veloce nel senso diretta. Cioè, mi hanno chiesto di smettere di mangiare le unghie, o almeno farlo col pane. Buonasera a tutti signori, per chi non mi conosce io sono Gianfranco, ho 33 anni e sono una persona molto molto sincera. Però in questo periodo c'è una bugia che dico spesso. Quando mi chiedono come stai, io rispondo bene. Raga, ma bene chi? Che sono tutto stressato, depresso e con i accenni di istinti omicidi. Io in pratica ho fumato per 20 anni, solo per quell'ultimo tiro. Quel movimento che porta via con sé tutto lo stress, la noia, gli istinti omicidi. Io in pratica era come il mio sport. Io non è che fumavo, io mi allenavo. Stavano andando in loop. Abbiamo visto Isole di Desirée Alagna, Ombra di Teresa De Benedettis, Lettera da Borgo Nuovo di Matteo Di Fiore, Una volta ancora di Giulia Di Maggio, Quello che conta di Agnese Giovanardi, The Way Daddy Rides di Tiziano Locci, Fino alla fine di Beatrice Perego, Tempi comici di Davide Scicali e Confine liquido di Andrea Scimone. Un applauso a tutti voi e lunga vita a questi film. Abbiamo voluto anticipare il momento del diploma honoris causa prima della consegna delle pergamene. In realtà avremmo voluto in presenza il maestro Franco Piavoli, avremmo voluto collegarci con lui, ma la sua età, 89 anni, è stato difficile, ma grazie alla sua famiglia ci ha mandato un importante contributo che adesso vediamo e poi Costanza ci leggerà la motivazione. Ringrazio la sede siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia per avermi conferito il diploma honoris causa. È un grande onore per me davvero, perché ho molta stima di tutti i membri, i componenti, i collaboratori del Centro di Palermo. E poi perché per la motivazione che mi hanno
che ha accompagnato questo premio, che ha colto proprio nel segno il senso della mia ricerca cinematografica, cioè il passaggio del tempo, nelle stagioni della natura, nelle stagioni della vita, degli animali e dell'uomo. Quindi sono veramente contento di questa motivazione e di questo premio. Ringrazio tutti e faccio tanti auguri di buon proseguimento. Costanza, tu dovevi consegnare questo importante riconoscimento forse nel 2020, ma ci è saltata quella cerimonia. Sì, è una gioia poter leggere questa motivazione che sta lì buona buona da 2 anni. Franco Piavoli è stato per noi un maestro per tante generazioni. Sono particolarmente lieta che Maria Bonsanti mi abbia detto, io non sapevo, quando ci siamo confrontate mi ha raccontato di aver fatto la tesi di laurea, no? Con Franco Piavoli, su Franco Piavoli, sul suo cinema. Quindi diciamo questi amorosi sensi ritornano e la motivazione è questa. Nell'intero suo percorso di cineasta, Franco Piavoli ha saputo ascoltare la vita, andando oltre la realtà visibile, alla ricerca del mistero del mondo. Nelle opere più recenti, come nei primi cortometraggi, lo scorrere del tempo, protagonista segreto dell'esplorazione del rapporto tra uomo e natura, ci interroga con la radicalità di una preghiera sul rapporto tra umanità e storia. Noi non possiamo che farci condurre da immagini e suoni con lo stesso stupore e la stessa gioia di chi guarda e sente per la prima volta. Franco Piavoli adesso è abbastanza grande per non muoversi più dopo la pandemia soprattutto, e altrimenti sarebbe stato con noi con grande gioia, tanto è vero che nel 2020 era prevista la sua permanenza qua per una settimana, però la pandemia ha fatto brutti scherzi anche diciamo, a chi ha una certa età. Ma i suoi film, se potete trovateli, noi comunque li abbiamo a disposizione, quindi chi vorrà sapere di più della cinematografia di Franco Piavoli potrà chiedere, potrà anche chiedere a noi, perché è stato veramente un grande maestro. Dico soltanto qualche titolo. Parliamo di film che partono dal 1953 fino al 2016, quindi sono 50 anni di cinema. I suoi film più famosi sono Il pianeta azzurro, Nostos, Voci nel tempo, Al primo soffio di vento. Sono film che sono importanti dal 1982 fino al 2002. Lui ha davvero, come dice la motivazione, filmato l'essere umano e la natura con un amore impossibile da descrivere a parole. Quindi sono le sue immagini che parlano. Abbiamo anche le sue immagini, giusto? Perfetto, quindi era una chiusura perfetta, però volevo dire una piccola cosa, anche se è fuori tema, e volevo ringraziare, perché non l'ho fatto prima, ma ci tengo tanto, Marcello Bucchieri, perché anche lui fa la scuola insieme a noi. E le docenti e i docenti che hanno aiutato questi ragazzi, appunto, che hanno seguito questi film di diploma, la tutor Letizia Gullo, che non l'ho nominata prima, e il docente di montaggio e il docente di regia Carlo Lo Giudice. Agathe Coven, montatrice, regista e docente di montaggio. Era un piccolo fritema, ma era importante per me, perché insomma sono tutti docenti, non nomino tutti i docenti che abbiamo avuto,
però insieme a Valentina ci sono state queste persone che sono state importanti per la loro, per il loro percorso, per il nostro percorso di scuola, che lo sono. Quindi adesso facciamo parlare le immagini di Franco Piavoli, perché è giusto così. Grazie. Sicuramente la diretta ci sta aiutando anche a promuovere le opere di questo grande cineasta. E allora adesso inviterei la nostra vice direttrice generale, il nostro preside e Costanza qui al centro del palco. È arrivato il momento, ragazzi. Su quel tavolo ci sono le tanto sospirate e desiderate pergamene. Prego. E chiamerei Desiree Alagna. Un applauso. Sì. Potete mettervi al centro. Complimenti. Prima cosa devo il diploma e poi so se vuoi dire qualcosa. Sì, vuoi che ti intervisti, Desiree? No. Ok, prendiamo il diploma. Sì, assolutamente comprensibile. Se ti va, racconta la tua esperienza formativa qui nel centro, i tuoi lavori. Abbiamo previsto un minuto a testa, non è... Vabbè, intanto ti diamo il diploma, che mi sembra assolutamente. Ma sono emozionata, quindi semplicemente vi ringrazio molto. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Teresa De Benedettis. Ora faremo una cosa un pochino più ufficiale, quindi conferiamo il diploma in documentario a Teresa De Benedittis. Anch'io solamente grazie a tutti. Grazie a te. Che bello vedervi. Matteo Di Fiore. Costanza, stavo pensando, magari per me fare una foto con te, direi, e poi diamo il diploma anche loro. Ecco di qui. Matteo, c'è una dedica particolare, quest'oggi ti aiuto io e siamo con te in un abbraccio davvero immenso, sia io che Costanza, e quindi so che vorrai dedicare questa pergamena a una persona cara. Vai. Va bene, intanto ti conferiamo il diploma in documentario a Matteo Di Fiore.
Allora sì, io volevo ringraziare tutti, la scuola, i tutor, i docenti, tutti e tutte. Un grazie particolare ai miei compagni e alle mie compagne, sono davvero felice di aver condiviso questo percorso formativo e di vita. C'è un sabotatore, sabotatore qui con una camicia bianca. Che, per esserci sempre stata, per esserci sempre e perché è il motore di ogni mia azione e di ogni mio passo. Grazie mamma. Che meraviglia. Giulia Di Maggio. Di qui, quindi conferiamo il diploma in documentario a Giulia Di Maggio. Complimenti. Grazie al Centro Sperimentale di Palermo. Lapidaria. Tiziano Locci. Allora conferiamo il diploma in documentario a Tiziano Locci. Grazie, complimenti. Vediamo il microfono. E io penso che sono stati 3 anni molto intensi per tutti e siamo stati tutti... Io mi sono sentito molto fortunato e... non è scontato che a uno studente venga permesso di crescere così tanto prima di tutto come persona e poi come aspirante regista. Io mi sento cresciuto e non è scontato che ci sia così tanto tempo per uno studente per interrogarsi su che cosa del mondo gli parla. Perché in una persona nel suo dolore ci riconosciamo e io ho fatto un percorso facendomi tante domande, trovando confronti super molto nutrienti e quindi grazie. Okay, complimenti. Ambra Lupini. Abbiamo sentito il nome, infatti lo ridiciamo noi. Allora conferiamo il diploma in documentario ad Ambra Lupini. Complimenti. Allora, non sono molto brava a parlare in pubblico, però... sono stati 3 anni molto intensi perché è vero, cioè relazionarsi con l'esterno ti mette a confronto con te stesso e veramente ti porta a crescere e questa scuola mi ha fatto crescere, mi ha messo di fronte a uno specchio che prima non avevo neanche idea di quello che era. Grazie. Grazie a te. Beatrice Perego. Evviva. Allora conferiamo il diploma in documentario a Beatrice Perego, appunto. Complimenti. Ti diamo il microfono. Io volevo solo ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo, in questi 3 anni, partendo dalla scuola, i miei amici, i miei compagni e la mia famiglia. Grazie mille. Grazie a te.
Davide Scicali. Eccoci qua. Sono due fan diversi. E quindi conferiamo il diploma in documentario ora a Davide Scicali. Okay. Complimenti. C'è la foto di Rito. E c'è anche il microfono. Ok. Un attimo. Grazie. Io vorrei ringraziare una persona in particolare che mi è stata vicina in questo periodo, in questi anni. La vorrei ringraziare per le passeggiate al tramonto, mano nella mano, le chiacchierate fino a tarda notte. Se avessi una ragazza, siccome non ce l'ho, grazie mamma, grazie papà, grazie amici, grazie colleghi, è stato veramente, veramente figo. Vi voglio bene. Ciao. È meravigliosa dedica alla mamma. Andrea Scimone. Eccoti qui, quindi conferiamo il diploma in documentario ad Andrea Scimone. Complimenti. C'è la foto lì. Ma niente, io come un po' tutti voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, la famiglia, i compagni, gli amici, tutti quanti. Grazie. Grazie a te, complimenti. Dulcis in fondo, Lorenzo Spinelli. Eccolo. Allora, beh, c'è la formula ufficiale, quindi conferiamo il diploma in documentario a Lorenzo Spinelli. E complimenti. C'è la foto. Ecco, in questa scuola ci è stato insegnato a uscire fuori, e conoscere l'altro, rispettarlo, interessarsi. E io voglio solamente dire che quello stesso rispetto e quello stesso interesse verso l'altro forse dovrebbe esserci un pochino di più anche a scuola. Non per fare polemica, però io sono felice di questo da parte della scuola. Io purtroppo delle volte l'ho vissuta con un po' di difficoltà, e quindi ecco, vorrei dire questo, ci tenevo. Sì. Siamo pronti. Permettetemi di salutare Agnese Giovanardi e Sara Maffi, che non sono qui, le loro pergamene sono ben conservate nella nostra segreteria. E allora, siamo al finale, ragazzi, risalite tutti, facciamo una bella foto di gruppo e poi la scuola ha il piacere di offrirvi un aperitivo con della rosticceria, proprio come momento conviviale a chiusura di questa bella cerimonia.